devozione che le vostre opere trasmettono, mentre vi incoraggia a proseguire in una gioiosa testimonianza di amore di Dio e al prossimo. Estendendo a lei, ai suoi allievi e alla confraternita del Rosario da lei fondata, una propiziatrice benedizione apostolica, quindi di pace e di speranza. In attesa di una sua risposta, approfitto della circostanza per porgerle cordiali saluti. Beh sì, la vita del Papa non è che mi ha piaciuto tutti i giorni, io. Però insomma io ho una bottega di energia. Scusate se mi intrometto, ma ho sentito tutto e vorrei approfittare per dirti, ma sì dai, vai a Roma, potresti apprendere nuove tecniche, imparare ad utilizzare nuovi colori, sarebbe un'occasione unica per te. E come pensi, se ti ha invitato il Papa, non capita tutti i giorni di essere invitati da una persona così importante, no? Sì, sì, ma io sono una bottega del mio ambiente, la piccola Lucia. Ma non ti preoccupare, sono tuo fratello, ti fiderai di me. Insomma, cioè, tutto sotto la mia responsabilità, dai, non ti devi preoccupare. Ma sì, dai, io mi fido a te perché so che tu sei una persona responsabile. Mandi una lettera a Papa e dì che mi sto aiutando. Ok, arrivederci. Faccio qua una carrozza. È negato. Allora
non per essere vanitoso, ma io mi occupo delle nature morte e sono molto più brava del Guercino. Quindi si può dirmi da me, cioè, il Guercino si occupa di quadri più complessi, io. Se proprio dice che il Guercino non è esatto, allora va bene, fatto. Va bene, fatto da me. Allora, ne voglio alcuni con degli strumenti. Ne ho uno in particolare. Sì, il violino, che voglio che compaia. E il costo quant'è? Fatto interamente da me, 60 scudi. 60 scudi? Eh certo, è fatto da me. Se vuole che mi aiutino gli allievi, però scegliamo. No, no, fatto da lei, però sui 55. No, non posso assolutamente, questo non è raccomandato per non fare scordi. Se vuole, sono per te, lei, dai, facciamo sui 57. 57, va bene. Quanto? Vediamo. 3 settimane, dai. Va bene. Va bene? Arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora, io il regista che mi ha segnato il conto di oggi per... Ah. Sì. Buonasera. Sì. Carissimo fratello Paolo Antonio, non sai quanto ho da raccontarti. Ho proprio fatto bene a venire qui a Roma. Ho incontrato il Papa, ho visto opere di artisti molto importanti, tra le quali quelle di Caravaggio, sia un famoso artista, un pittore realista che usa la luce in una maniera particolare. Mi hanno colpito anche le opere di Raffaello e Michelangelo, artisti classici del Rinascimento, che hanno dipinto le stanze del Vaticano e la Cappella Sistina. È stato uno spettacolo favoloso di colori luminosi che mi hanno acceso una voglia incredibile di migliorarmi diventare un grande pittore famoso. Comunque, dopo come va, riuscite a cavarmela, i miei quadri vanno a Roma, aspetto una risposta. Ciao. Va bene, io ti rispondo, mi fa piacere perché almeno una buona notizia un giorno del genere. Arrivederci, grazie. Sì. Grazie. La lascio? Sì. Grazie. Guercino ritorna a casa in seguito alla morte del Papa Gregorio XV. Dato che non aveva più la sua protezione, ebbe comunque tanti impegni a Pazienza, a Bologna e una novità familiare, la sorella Vittoria Lucia, nel 1628. Si è sposato con Ercole Gennari, diventato anche lui un bravo pittore. Intanto, un famosissimo pittore, Velázquez, lo va a trovare. Buongiorno. Buongiorno. Mi presento. Io sono il Velázquez, un famoso artista spagnolo, venuto qui in Italia per prendere qualche idea o spunto per la nuova mostra che mi fa vestire in Spagna. E siccome sono passato qui, sono entrato. Tanto mi presento anch'io. Io sono Giovanni Francesco Lambieri, detto Guercino. Sì, qualche idea, ma le idee ce ne sono tante. Qualche idea di che tipo, di che genere? Sa, io volevo rappresentare un paesaggio italiano, mi dica lei. Ma guardi, io se vuole posso postare uno dei miei quadri, però non voglio che lei lo copi. Lei non deve riprodurre, però voglio che lei lo personalizzi in questa evoluzione. Bene, magari dopo potremo prendere anche una tela più grande e rappresentare un paesaggio italiano insieme. Arte spagnola e arte italiana insieme. Bella idea, sì, lo fai. Magari dopo potrebbe addirittura venire in Spagna con me, potremmo fare la stessa cosa là. Ah, guarda, signor Velázquez, sarei molto lieto di venire in Spagna con lei, ma io non mi sono mai sentito sporco. Ah, non c'è alcun problema, io in nave sono venuto e in nave tornerò, quindi se vuole venire con me. Guarda, io ci penserò, ma non ne dubito perché la mia famiglia non ha ancora bisogno di me. A dire il vero, anche io avrei un piccolo problema ancora. Cioè, non ho ancora trovato l'occhio qui in Italia. Ma guardi, se questo qua è un problema, lo risolviamo subito. Io sarei molto lieto di ospitarla in una delle mie camere. Quindi, se vuoi lasciare la roba, le camere sono di là. Bene, allora lascio qui la mia roba. Arrivederci.